Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo episodio di Trading Today, rubrica quotidiana in diretta che si occupa di commentare e condividere le principali notizie economiche e come queste notizie impattano sui mercati finanziari. Ragazzi, c'è stato l'ok, per quanto riguarda Draghi e il governo tecnico in Italia. I mercati avevano già evidentemente scontato la notizia ieri, avevano già dato per assodato che avrebbe detto di sì, e ieri ha chiuso con un più del 2% di performance positive il FTSE MIB. Oggi comunque sta guadagnando ancora qualcosina, ma diciamo si è già sgonfiata, nonostante il sì ufficiale sia arrivato poi nel pomeriggio di ieri, si è già sgonfiata la notizia, no? E questo ci deve far capire quanto i mercati riescono, finanziari, riescono ad anticipare quello che è poi la realtà, no? E infatti si dice di comprare quando ci sono i rumors, i primi rumori, e vendere quando è uscita la news. Credo che ieri era il classico esempio di questo detto: buy the rumors, sell the news, che avrete sicuramente sentito anche voi. Ragazzi, un paio di informazioni prima di partire alla grande e ovviamente con i saluti. E vi ricordo che oggi ci sarà un doppio appuntamento, ve l'avevo promesso nei giorni scorsi. Oggi alle 18:30 ci sarà il nostro appuntamento. Chiedimi quello che vuoi sul trading e sugli investimenti. Ci dedicheremo un'oretta e mezza dalle 18:30 in poi, in diretta qua sul canale YouTube, su Twitch e sulla pagina Facebook, anche in diretta. Non ci sarà script, quindi non parlerò di nulla se non di quello che mi chiederete. Come vi consiglio sempre, preparatevi già una lista di domande, sarete in tanti ragazzi, quindi come al solito non ve la prendete se non riuscirò a rispondere a tutti. Cerco sempre di accorpare le domande più frequenti. Quindi oggi ci dedichiamo analisi tecnica, chiedetemi un mercato, un sottostante in particolare, se avete dei dubbi o non capite qualcosa che magari durante queste dirette tratto in maniera un po' troppo velocemente, è il momento giusto per fare la domanda. Quindi lo pubblicherò dopo. Ricordatevi, 18:30, ci vediamo oggi in diretta. Possiamo quindi, direi, partire con i saluti, ragazzi, siete già tantissimi. Allora, ciao SM Eagle, ciao Graziano, ciao Viaggiando in Asia, ciao Sergio, ciao Alessandra, ciao Alessio, Luigi, ciao Cinzia, ciao Michele, ciao Andrei, ciao Riccardo, ciao ancora Andrei, ciao Claudio, Giampiero, Alessio, Francesco, ciao Elena. Ragazzi, siamo già tantissimi. Ciao Giangi, ciao Goldman Sachs, ciao Fiammetta, ciao Mr. Green, ciao Sindro, ciao Alessandro. Buongiorno Lorenzo, sì, oggi hai ripreso le energie, ieri ero distrutto, ieri ragazzi abbiamo avuto il webinar con gli studenti del corso azionario, è stato ieri un po' il battesimo perché ieri abbiamo dato avvio a questo nuovo portafoglio che costruirò nel 2021 per tutti i studenti, ovviamente a scopo didattico, e ieri abbiamo parlato di molte cose interessanti, è durato quasi 2 ore, non sono nemmeno riuscito a terminare tutte le slide che avevo perché abbiamo fatto analisi fondamentale su un'azienda, ma ho dato anche la mia visione di macro outlook. Quindi Lorenzo, sì, ho recuperato le forze, anche perché oggi avevo doppio appuntamento, quindi dovevo necessariamente recuperarle. Per fortuna il mio gatto mi ha fatto dormire abbastanza, mi ha svegliato solo una volta alle 2 di notte perché voleva da mangiare. Ok, ciao Davide, ciao Filippo, mi sembra che va tutto bene. Ciao Luca, ciao Alessandro, quindi possiamo direi cominciare. E voglio cominciare partendo ieri vi ricordate sul canale Telegram, vi avevo, aspettate che vado a condividere subito lo schermo, share screen. Ieri vi avevo parlato di un poll, un survey che avevo fatto, una domanda che vi avevo posto sul canale Telegram. Tra l'altro, ragazzi, il canale Telegram è quello che vi sto facendo passare qui sotto. Attenzione, esiste solo un canale Telegram che gestisco io, uno ed uno solo, e il link è quello che vedete qua nel campo descrizione del video e che vedete passare qui sotto. Quindi iscrivetevi, non cercate su Telegram gruppi strani, so che usano il mio nome e usano il mio marchio del 10 Minute Trader, in maniera non ufficiale per fare attività illegali. Addirittura ho visto gruppi che fanno pump, gruppi che danno consigli finanziari, che vendono il mio corso illegalmente. Insomma, di tutto e di più. State molto attenti a non finire in trappola o intrappolati da questi gruppi. Quello che ieri vi avevo chiesto, era di votare quale secondo voi la durata più a voi co consona di queste dirette, che attualmente stanno durando davvero tanto, perché ci stiamo dedicando un'ora, certi giorni ci dedichiamo addirittura 1 ora e 1 quarto. Vi dico, è un tanto tempo, è molto lunga, è anche molto faticoso per me, quindi mi sono chiesto, fatemi capire da voi che state lì a sentirle poi queste dirette, qual è il tempo giusto. Vi dico, il survey che voglio comunque chiudere oggi,
dice che il 43% delle persone ha votato per una durata di massimo mezz'ora, quindi circa 30 minuti è il tempo giusto. Se la pensate diversamente e volete diciamo avere la possibilità di votare, entrate sul canale Telegram, il poll è ancora aperto, lo potete fare, altrimenti la settimana prossima queste dirette cominceranno a durare un po' di meno, 30 minuti, 35, 40 minuti, ma non tenderanno più ai 60 minuti, che ormai stava un po' diventando lo standard. Perfetto, direi di cominciare. Direi di cominciare subito con le notizie un po' più importanti. Ieri, ragazzi, è uscito il report dell'International Energy Agency e avrete visto, se non lo avete letto dal report, stranamente, inaspettatamente sono cascate, scese l'oil supply, cioè le scorte di petrolio, che erano già scese la settimana precedente, quindi c'è stata un'altra settimana in cui hanno continuato a scendere, e questo ha portato quello che ieri abbiamo visto probabilmente succedere, accadere sul mercato, cioè una grande spinta rialzista del petrolio. Guardate qui le ultime sessioni, guardate le ultime candele del petrolio come hanno spinto, a partire dalla candela del 1 febbraio, che ha fatto un 2,60%, la candela del 2 febbraio ha fatto il 2,26%, poi ancora l'1,70% ieri, e oggi già siamo a un più 0,74%. Quindi direi che insomma si sta comportando come da manuale, perché vedete che continuano gli impulsi rialzista. Qui abbiamo sempre nuovi structure high, vedete qui il primo impulso rialzista, ritracciamento, poi new structure high, conferma dell'impulso precedente, nuovo impulso, new structure high, ritracciamento che si va ad appoggiare sulla precedente resistenza, che diventa un supporto, parte un nuovo impulso, new structure high, ritracciamento. Ragazzi, nemmeno si può chiamare ritracciamento, perché questo è un consolidamento del prezzo che lateralizza leggermente, poi nuova esplosione con nuove strutture. Il petrolio che sale, da un certo punto di vista, ragazzi, sancisce un po' questo periodo estremamente inflazionistico. Tra l'altro, lasciatemi dire che il prezzo del petrolio vada così in alto in un momento di grande difficoltà economica per alcuni settori che sono grandi consumatori di petrolio, pensate alle airlines, alle aziende, ai vettori, non mi viene in italiano, ragazzi, avete capito, le compagnie aeree, ecco, adesso mi è venuto, che non solo stanno volando di meno, hanno il personale ridotto all'osso, e sui voli ci sono molte meno persone, molti meno spostamenti, quindi hanno già questo tipo di difficoltà dal punto di vista delle revenue, ci si mette pure un prezzo del petrolio che aumenta e per loro le difficoltà aumentano, quindi non è proprio così positivo, ma del resto nessuno ci può far niente, questo è quello che il mercato in questo momento vuole dal punto di vista del prezzo. Siamo del resto in territorio inflazionistico, ce lo stiamo dicendo ormai da mesi, ragazzi, le materie prime ce lo stanno facendo vedere e anche il petrolio ce lo sta facendo vedere. Del resto il settore energetico era uno dei settori che, come vi ho detto, era andato meglio, si è un attimo fermato, ho visto, stavo guardando il grafico nelle ultime sessioni, vedete che ha avuto questo primo impulso rialzista, ritracciamento, secondo impulso, ritracciamento, prezzo che è arrivato sulla media 200 periodi, qua nella trading room avevo postato questa bull put, prezzo che è esploso, ritracciamento che di nuovo, guardate, è andato ad appoggiarsi con la candela del 1 febbraio sulla media 200 periodi e di nuovo esplosione del prezzo, guardate qua che cosa ha fatto il 3 febbraio, ovvero ieri, qui siamo su XLL, ETF dell'energia, energetico, e ha fatto il più 4,27%. Oggi in pre-market siamo praticamente alla chiusura di ieri e sembra proprio che possa partire questo nuovo impulso rialzista, che magari si va a riportare qui sui 46,76. Quindi molto interessante come si stanno comportando gli energetici. E questa era la prima notizia che volevo condividere con voi. La seconda riguarda invece, ritorniamo in Europa e parliamo della vendita al dettaglio, del volume delle vendite al dettaglio, che in euro area sono salite del 2%. Le vendite al dettaglio, ragazzi, sapete, sono una misurazione dell'andamento economico importante e per questo motivo ne parliamo qua. Il fatto che abbiano rimbalzato nell'ultimo periodo è positivo, considerate che eravamo a novembre a 1,4% e siamo arrivati
al 2,0%, no, scusate, eravamo comparato con novembre, bla bla bla, in novembre i retail trade volume erano scesi del 5,7%, vedete qua il crollo, e qui invece abbiamo avuto un rimbalzo del 2% in euro area e dell'1,4% in Unione Europea, quindi dato positivo per l'Europa. E volevo farvi vedere anche questo grafico che mi era comparso sui vaccini. Sapete che comunque i vaccini rappresentano un parametro importante per cercare di capire che cosa potrebbe succedere nel prossimo periodo, perché se l'economia dovesse, o meglio, se i vaccini dovessero a dimostrare l'efficacia per cui sono stati poi messi sul mercato, e se si riuscirà a vaccinare la popolazione velocemente, si potrà tornare ad una semi-normalità, e questo è positivo per l'economia. Ragazzi, è positivo per l'economia, ma attenzione ad una cosa. Dicevo in un webinar con gli studenti del corso, me l'ero scritto anche da qualche parte, aspettate, fatemi vedere se lo ritrovo. Non lo ritrovo, eppure ce l'avevo, eccolo qui, ce l'avevo qua, me lo ricordavo, il mio post-it in cui mi ero scritto: il vaccino è la criptonite dei mercati, soprattutto delle tech stock. Perché il work at home, quindi l'essere costretti a casa, a lavorare da casa, ha dato un grande impulso, genericamente parlando, al settore delle tecnologico, e in particolare ad alcune aziende che ne hanno strabeneficiato. Abbiamo visto anche ieri, ragazzi, i risultati di Amazon, annata incredibile per Amazon il 2020, fatemi rimettere il mio post-it a posto, e Google, avete visto di quanto sono migliorate le revenue provenienti dall'advertising su YouTube per Google, ma pensate anche ad aziende tipo Zoom, ma non solo queste. Oggi proprio nella Trading Room ho postato un'analisi di un'azienda, quindi sul mercato azionario, che ci ha dato un segnale tecnico per entrare long, l'ho postata, e oltre all'aspetto tecnico questa azienda è un'azienda che produce, sviluppa software che scansionano e individuano i malware sui computer, quindi i virus, diciamo così, sui computer e sui cellulari aziendali. In questo momento in cui la gente lavora da casa con equipaggiamento dato a disposizione dall'azienda, ovviamente ha beneficiato molto l'attività, il business di questa azienda. Quindi, però, se il vaccino dovesse effettivamente avere questa velocità, essere distribuito con questa velocità, dovrebbe effettivamente arrivare e portare ad un graduale rientro alla normalità, alcune aziende che ne avevano beneficiato molto prima adesso invece soffriranno. Perché questo grafico volevo far vedere? In realtà solo perché mi faceva ridere che l'Olanda, che di solito nelle classifiche economiche è sempre tra i primi posti, almeno in Europa, guardate qua dove sta in termini di vaccini che sono stati già somministrati. Proprio martedì il primo ministro qua, tra l'altro qui è caduto il governo, non lo sapete, a metà marzo ci sono, metà marzo, fine marzo, insomma, ci sono le elezioni. Quindi diciamo sta come l'Italia, l'Olanda, e il primo ministro ha detto che effettivamente si sono trovati un po' impreparati perché dicono che le dosi non sono state consegnate come promesso, ma del resto, ragazzi, le dosi le stanno consegnando a chi paga di più. Fatto sta che in Israele è diventato lo stato dove è stata praticamente vaccinata tutta la popolazione, infatti è lo stato che adesso viene misurato per capire come sta reagendo la popolazione al vaccino, e stanno monitorando cosa sta succedendo lì. E Israele non ha nascosto di aver pagato molti soldi in più rispetto al costo reale del vaccino per ottenere quella grande quantità. Come al solito è sempre un discorso di soldi, gira che ti rigira. Mi faceva ridere questa grafica e mi faceva ridere per una volta dire che siamo alla fine, che l'Olanda è alla fine di questa classifica. Ok, continuiamo con le notizie. Ragazzi, oggi il titolo del video di oggi riguarda l'hedging, la protezione sul dollaro americano. E voglio parlare di questo perché innanzitutto ieri nel webinar con gli studenti ho dato largo spazio a questo tema molto importante, e vedendo anche i commenti degli studenti, le domande che mi venivano fatte, ho capito che
quando si pensa alla protezione sul dollaro americano, si pensa effettivamente solo ad una piccolissima parte, che è il tasso di cambio. Quindi oggi vi voglio dire che è piuttosto miope pensare solo alla problematica relativa al cambio quando si pensa al dollaro e ai cicli del dollaro, rialzisti o ribassisti. Quindi oggi ne volevo parlare, ma prima di parlarne, ne parliamo subito, non vi preoccupate, volevo farvi vedere questo grafico del balance sheet della banca centrale giapponese. Sapete che la banca centrale giapponese, a partire qui, eravamo nel 2012, vedete, ha dato un'impennata vertiginosa, verticale al suo balance sheet, che vuol dire che ha iniettato liquidità sui mercati, ormai è nell'economia, ormai sappiamo che cosa vuol dire iniettare liquidità, ve l'ho spiegato tante volte, si comincia abbassando i tassi di interesse, si prosegue comprando treasury, e quindi comprando obbligazioni statali, e poi si passa ai corporate bonds, quindi alle obbligazioni delle aziende, e poi la banca centrale giapponese si è spinta molto oltre e ha cominciato ad acquistare ETF, aziende sullo stock market. Considerate che mi sembra il 40 o il 60%, aiutatemi a ricordare se qualcuno si ricorda il dato esatto, il 40 o il 60% dello scambio degli ETF è gestito dalla banca centrale giapponese. Eppure, ragazzi, il caso del Giappone è un caso importante per capire che una cosa è la base monetaria e una cosa è la moneta circolante, il cosiddetto broad money, o il money supply in inglese, no? Cioè la moneta che è in circolo all'interno dell'economia reale, perché da questo punto di vista l'inflazione in Giappone non è affatto salita come ci si poteva aspettare guardando questa curva qua. Infatti quello che è riuscito a fare il Giappone, in questo è stato molto bravo, a rallentare la curva del cosiddetto M3, che è appunto la circolazione della moneta nell'economia reale, il broad money, il money supply, chiamatelo come volete. Guardate, qui abbiamo l'euro, il dollaro e lo yen. Guardate come nel 2020, quando ci sono stati i grandi aiuti economici da parte delle banche centrali, vedete come non solo i balance sheet delle banche centrali si sono alzati, ma si sono alzati verticalmente, soprattutto per il dollaro, a dire il vero, anche i valori della moneta circolante. Il Giappone è riuscito, considerate che questo grafico qua vi fa vedere dal 2012 come il mercato, come la liquidità è partita in alto dal punto di vista degli aiuti della banca centrale, scusate, giapponese. Nel 2012 guardate invece la linea dei broad money supply come piano piano è salita. Ragazzi, è in questo modo che si evita l'inflazione o si ritarda il più possibile. Ok? E di nuovo questo grafico mi serve di nuovo a farvi capire e a passarvi il concetto che una cosa è la base monetaria e le banche centrali, quando iniettano le liquidità, aumentano semplicemente la base monetaria, ma non tutta quella base monetaria si riserva e viene riversata come moneta circolante, no? E il fatto di riversare una parte della base monetaria come moneta circolante è qualcosa che può essere controllato. Il Giappone c'è stato di grande esempio in questo. In America non sta funzionando bene, perché vedevo stamattina un grafico sulle aspettative dell'inflazione che continua a volersi alzare, e le aspettative vedono un'inflazione che continua, potenzialmente può arrivare ad alzarsi, può abbondantemente superare il 2%. Del resto la banca centrale americana già si è detta che non sarà più attenta a mantenere l'inflazione sotto al 2%, ma a lei gli basterà che l'inflazione media rappresenterà come valore il 2%, quindi vuol dire che potrà sostenere un periodo con un'inflazione magari al 3%, magari al 4%, perché del resto siamo stati in un territorio basso per molto tempo. Questa cosa ricordiamocela. Ultima cosa che vi volevo far vedere, questo era il poll, quindi abbiamo fatto la nostra passeggiata e sulle notizie andiamo a vedere invece i mercati. Ragazzi, prima di andare a parlare dei mercati e a fare la nostra classica passeggiata sui mercati finanziari, vi volevo ricordare, visto che adesso siamo nel cuore della diretta, vi volevo ricordare di distruggere il like button. Come vi dico sempre, ragazzi, il like button è l'unico modo per farmi capire che apprezzate questi contenuti, è l'unico favore in realtà che vi chiedo per tutte queste dirette che stiamo facendo, e perché ci tengo così tanto, perché ragazzi, il like e l'iscrizione al canale sono
gli unici due parametri che vengono passati all'algoritmo di YouTube per capire che la qualità di questi contenuti è ben apprezzata e percepita da chi, da voi che li seguite questi contenuti. Non è che a YouTube gli interessa che io tutti i giorni sto qua e faccio una diretta di un'ora e parlando di qualcosa. A YouTube questo non interessa. YouTube deve utilizzare nel suo algoritmo, deve utilizzare dei parametri. I parametri sono l'interazione che c'è tra voi che guardate il video e io che parlo, quindi guarda il numero di messaggi in chat, guarda quanti like rispetto alle persone che vedono il video, quante iscrizioni ha il canale, e sapendo queste informazioni che fa l'algoritmo di YouTube, semplicemente dà più visibilità ai contenuti e la nostra community continua a crescere. Bene, allora, concedetemi anche questo piccolo break pubblicitario. E ragazzi, mi piace troppo la musichetta, quindi la voglio sentire e ve la ripropongo. Ok, torniamo sui nostri grafici, andiamo a fare la nostra passeggiata sui mercati finanziari, partendo ovviamente, come facciamo sempre, dalla Cina. E la Cina chiude la candela di questa mattina con un meno 0,21%, la vedete verde questa candela, ma in realtà è aperto con un gap e è una candela ribassista. La cosa interessante è che la candela di oggi chiude andando a toccare e rimbalzare su questa struttura qua. Vi ricordate, c'è questo piccolo canale che io mi ero segnato, che era stato rotto con la candela del 28 gennaio, del 29, il prezzo ci si era allontanato, ma poi era rientrata dentro e vedete che addirittura ha usato la parte alta il 3 febbraio come resistenza. Adesso quindi sarà molto interessante vedere dove vorrà rompere il prezzo e se vorrà soprattutto proseguire degli impulsi rialzisti che sono partiti già dal 29 ottobre. Rimaniamo in Asia, ma passiamo al Giappone. Il Giappone chiude questa mattina il 4 febbraio con un meno 1%, quindi si va a rimangiare tutta quanta la candela che ha fatto il giorno precedente, la vedete qua, questa bella candela rialzista, se l'è andata a rimangiare con ieri, ma il prezzo, ragazzi, rimane all'interno di questo canale e quindi fondamentalmente c'è poco di cui preoccuparsi finché questo canale non viene rotto, ed era stato rotto qua il 29 gennaio, però è subito rientrato il prezzo. Possiamo passare all'Europa e Fusimib che guadagna uno 0,2% dopo la bellissima candela di ieri, che sembra piccola ragazzi, ma perché c'è stato un gap. Ieri ha chiuso al 2,09%, oggi siamo allo 0,2% sempre in positivo, il prezzo è 22.572, quindi è stata un po' scontata la volatilità di ieri riguardo al governo e all'invito di Draghi, che ormai ha accettato di portare avanti il governo tecnico, quindi staremo a vedere che cosa succederà nei prossimi giorni e soprattutto se il prezzo riuscirà a tornare a far visita a questi livelli qua sopra i 23.000 punti. Il DAX anche oggi si comporta in maniera speculare al Fusimib, ieri aveva chiuso con un più 0,71%, quindi ovviamente al DAX non gliene importava nulla di quello che è successo in Italia, però è tornato a far visita a questi livelli qua, che erano un po' i livelli massimi se togliamo la candela dell'8 gennaio. Oggi sta facendo un più 0,28%, quindi piano piano, in maniera un po' timida, si sta riavvicinando a quelli che sono i suoi massimi storici, perché la candela dell'8 gennaio è una candela che ha decretato i massimi storici per la borsa di Francoforte. E il pre-market americano, allora andiamo a vedere il VIX, perché la volatilità ragazzi è scesa in maniera importante ed è tornata nuovamente ai livelli di tranquillità, definiamoli così. Guardate, ci vado a mettere qua un rettangolo, sono questi livelli qua, vi direi, che vanno dal punto più alto ai 18 al punto più basso qui intorno ai 16 e 15 che sono stati toccati con queste candele qua. Quindi vedete che la volatilità è stato solo un episodio di innalzamento della volatilità, la volatilità è riscesa, ieri ha chiuso a 17,25, oggi in pre-market già siamo sotto perché siamo a 17 punti. L'S&P 500 che è arrivato vicinissimo ai massimi storici, eccoli qua, ieri alla fine ha chiuso con un timido più 0,14%, oggi sta facendo lo stesso valore, sta facendo un più 0,14%, esattamente come la chiusura di ieri, siamo in pre-market, e vediamo se
avrà la forza, fatemi allungare questo rettangolo, avrà la forza e il prezzo di creare dei nuovi massimi. Stesso discorso per il Nasdaq, che ieri era partito alla grande ed era andato a toccare i massimi storici, vedete, con questa candela, poi è tornato indietro e ha chiuso addirittura in negativo, ha chiuso con un meno 0,41%. E ho visto che ieri alla fine il mercato sembrava avesse digerito bene la notizia di Jeff Bezos su Amazon, e invece non è così stato, perché la candela di ieri ha chiuso con un meno 2%, vedete, eccola qui, ha chiuso al ribasso. Oggi il pre-market è già in positivo e nonostante i bellissimi earnings che ci sono stati ieri nel settore tech, Google e Amazon, ma c'era stato anche Apple, c'era stato Facebook, guardate che bellissima candela che aveva fatto Google ieri, aveva chiuso con un più 7,40% e si era portato sopra i $2,000 per la prima volta, e poi diciamo ha chiuso con una doji, ma anche oggi in pre-market siamo a 2067, quindi fondamentalmente sulla chiusura di ieri, quindi il prezzo sembra reggere. Beh, nonostante queste spinte, il Nasdaq comunque ha chiuso in negativo. Interessante questa cosa. Dollaro americano, allora il dollaro americano, ragazzi, sta continuando la sua salita piano piano. Una cosa che notavo è che, guardate questa struttura che mi ero segnato qui a 11.780, che era la chiusura che accompagnava, scusate, era il livello che accompagnava le chiusure di queste due candele. Vedete come le ultime tre candele, quella del 2 febbraio, quella del 3 febbraio e quella di oggi, hanno gli spike che hanno penetrato o baciato questo livello, ma nessuna candela è riuscita a chiudere sopra a questo livello. Ora, vi ricordate, questo ve l'avevo credo condiviso questo grafico sul canale Telegram, e ovviamente anche nella Trading Room ci avevo aggiunto delle considerazioni, vi avevo individuato questo test e spalle, qui siamo su DXY, l'indice del dollaro, vi avevo individuato questo test e spalle qua, e la neckline è stata rotta con la candela del 2 febbraio, ok? Quindi siamo veramente ad un momento interessante per il dollaro, e ragazzi, il dollaro, fatemi tornare qua sul grafico, eccolo qua, e il dollaro richiede una focalizzazione o un approfondimento. Che cosa intendo? Quando si pensa al dollaro americano e come il dollaro americano possa impattare all'interno delle nostre decisioni, all'interno del nostro portafoglio di investimenti, si pensa sempre al tasso di cambio. Ah, come mi proteggo dal tasso di cambio? Magari ho nel mio portafoglio, sono esposto sul dollaro perché posso investire di più sui mercati americani o su dei sottostanti che vengono scambiati in dollari, banalmente ci sono materie prime che vengono scambiate in dollari, no? Quindi non solo sul mercato azionario, ma posso avere anche posizioni aperte sull'oro che viene scambiato in dollari, e quindi sono esposto. Se il dollaro scende, anche se io ho dei profitti da quei sottostanti, da quelle operazioni aperte, se il dollaro scende comunque toglie valore ai miei profitti, no? È abbastanza semplice da capire. E allora tutti a domandarsi, ma come può impattare, come posso difendermi dalla discesa del dollaro, quindi magari posso andare ad investire su delle valute che sono magari delle valute rifugio, che se il dollaro scende tendono ad andare verso l'alto, comunque a stabilizzarsi, quindi posso proteggermi così. Ragazzi, però questa è una protezione molto basilare, è molto miope. Chi pensa di dover proteggere i propri investimenti solo dal tasso di cambio del dollaro americano sta sottovalutando altre considerazioni straimportanti. Ragazzi, il dollaro è la valuta che, diciamo, possiamo dire, esagero un po', muove il mondo. Considerate che il prodotto interno lordo degli Stati Uniti rispetto al prodotto interno lordo mondiale, alla crescita economica mondiale, rappresenta il 16%. Considerate che, lo dicevo ieri nella diretta, nel webinar con gli studenti, considerate che il 40% di tutte le gli scambi commerciali che avvengono al di fuori degli Stati Uniti, quindi il 40% al di fuori degli Stati Uniti delle trade invoices viene rappresentato in dollaro americano. Non solo, la riserva delle banche centrali americane ha in totale il 60% delle riserve monetarie delle banche centrali sono in dollari, l'euro rappresenta solo il 20%. Il dollaro, quando si rafforza o si indebolisce, non vi dà solo un problema di tasso di cambio. Ragazzi, assolutamente no, sconvolge completamente il vostro portafoglio. Perché?
dollaro quando è troppo forte, immaginiamo il dollaro debole, che è la situazione che abbiamo visto in questo periodo. Un dollaro debole, ragazzi, che cosa può beneficiare, a chi ne può beneficiare di un dollaro debole? Mi viene da pensare, in maniera molto elementare, senza andare a fare ragionamenti estremamente complessi, gli emerging market. Perché i mercati emergenti? Perché, ragazzi, ci sono tutti i paesi dei mercati emergenti, che fanno parte dei mercati emergenti, hanno un grosso debito espresso in dollaro americano. Se il dollaro si indebolisce, vuol dire che loro, per restituire questo debito, fondamentalmente hanno bisogno di meno della loro currency, della loro valuta, no? Invece, se il dollaro è forte, questi mercati si troveranno in difficoltà. Quindi, emerging market, materie prime. Un dollaro debole permette alle materie prime di poter salire, di poter essere più acquistate, di poter essere più scambiate. Il dollaro, sempre perché col dollaro, ragazzi, sono quotati e sono scambiati la maggior parte degli asset finanziari, sempre per il discorso di prima. Un dollaro forte, invece, ci fa vedere e ci mostra uno scenario completamente diverso. Quindi mi raccomando, non fate l'errore di pensare alla protezione sul dollaro solo come protezione al tasso di cambio, perché fareste un errore, potreste in realtà non starvi a proteggere in maniera adeguata. Il portafoglio che costruirò per gli studenti del corso azionario terrà in considerazione questo, e terrà in considerazione quindi le scelte sugli asset che farò, ok? Non solo sul tasso di cambio. Mi raccomando, era importante questa cosa, ve la volevo condividere per darvi uno spunto ulteriore di riflessione. Torniamo quindi ai nostri grafici. Abbiamo visto il dollaro, andiamo a vedere euro-dollaro, che ovviamente risente di questo momento di forza del dollaro, e infatti continua a scendere. È passato sotto gli 1,20, siamo a 1,19,94 in questo momento, quindi ha rotto questa struttura qui che vi ho segnato l'altro giorno, e sembra proprio che ormai sia destinato ad arrivare in quest'area, che è l'area di inversione di Fibonacci rispetto a questo impulso ribassista qua. Petrolio, prima del petrolio, che in realtà abbiamo già visto, parliamo di oro, e quindi l'oro che continua a scendere. Io sono molto contento perché ho una operazione in short sull'oro, e quindi molto speculativa, ne ho parlato nella trading room con gli studenti, e quindi mi va benissimo. L'oro adesso è arrivato a rompere la media a 200 periodi, quindi ha incontrato questa resistenza qui a 1835, l'ha rotta con la candela del 2 febbraio, poi c'è stato un momento di incertezza, oggi la candela rompe, per ora il mercato non è ancora chiuso, ma rompe la media a 200 periodi, e potrebbe il prezzo arrivare abbastanza tranquillamente sui 1800 dollari, supporto che era già struttura che era già stata usata come supporto il 19 gennaio da questa candela che poi ci aveva fatto rimbalzare il prezzo. Sono molto curioso di vedere come andrà a finire, lo tengo d'occhio anche perché ho un'operazione short aperta da un pochino sull'oro. Allora, ragazzi, andiamo a vedere se c'è qualche domanda, ma anche se è passata la mezz'ora, vero, 33 minuti, ma vi ho detto dalla settimana prossima comincerò a ridurre il tempo delle dirette, cercherò anche di prepararmeli in modo tale che siano più efficienti come uso del tempo. Lasciatemi dire una cosa, che oggi in realtà, ragazzi, la domanda sul dollaro era una domanda che mi viene fatta frequentemente qua sul canale WhatsApp, dove potete lasciare un audio. Vi ricordo sempre qual è il numero di telefono a cui potete mandarmi un messaggio audio, e c'era il messaggio audio di questo collega che mi aveva proprio questo. Ciao Marco, buongiorno, e continuo sempre a seguirti perché penso che sia estremamente importante giorno dopo giorno acquisire tutta una serie di informazioni che, come dici sempre tu, ci renderanno autonomi nel prendere le migliori scelte finanziarie. Con questo audio volevo chiederti una cosa, in particolare spesso parli di hedging. Per esempio, l'altro giorno stavo guardando un tuo video del corso che parla di correlazione tra cross di valute, e lì mi è venuta in mente una cosa: nel momento in cui uno investe prevalentemente nel mercato americano, per esempio, quindi diciamo che è soggetto all'oscillazione, insomma, del dollaro, in quel caso com'è possibile fare hedging con un'altra valuta, con un altro strumento, con qualcosa?
Questo è quanto. Okay, fammi sapere, grazie. Insomma, la domanda era questa, ho risposto prima, quindi non rispondo di nuovo alla domanda. E andiamo a, vi ricordo il numero qui sopra per mandare messaggi audio. Ci dedichiamo, ragazzi, 5 minuti. C'è qualcuno che dice: ma perché non capisco perché dobbiamo, queste dirette devono essere più corte? Come vi ho detto prima, ragazzi, ve l'ho chiesto quanto devono essere lunghe. Ho fatto il poll qui sul canale Telegram. E ovviamente siete voi che decidete. Il 43% delle persone per ora hanno risposto che la durata giusta è di 30 minuti. Se volete cambiare questo dato, avete la possibilità di votare, venite dentro al canale e votate. Io lo chiuderò, ripeto, oggi il poll, e da settimana prossima mi adeguerò a quello che mi avete chiesto, o che ha chiesto la maggioranza, e dobbiamo lavorare sulla maggioranza, ovviamente. Allora, andiamo a vedere, allora mi chiedono qui un'analisi sul titolo Ferrari. Andiamola a vedere Ferrari, perché Race ho visto che è sceso un pochino. E, allora, dal punto di vista tecnico, Ferrari rimane comunque in, eccolo qua, vedete, ieri è tornato sotto i $200 e vi dico, dai massimi che aveva visto qui al 29 dicembre, quindi con la fine dell'anno, ha già perso il 16%. La cosa interessante è che ieri il prezzo è arrivato sulla media a 200 periodi e sembra che ci abbia anche rimbalzato. Oggi in pre-market, aspettate, sono sul Race, sul dollaro, no? Fatemi mettere sul mercato italiano, ok? Eccolo qua, vedete che ha avuto queste due brutte candele in cui ha perso il 3% rispettivamente il 2 febbraio e ancora il 3,65%. La cosa positiva è che vedo che qua il prezzo ha rimbalzato, quindi vedete qua c'è stato questo primo impulso molto violento rialzista, poi questo triangolo simmetrico che è stato rotto al rialzo il 15 dicembre, il prezzo è arrivato a toccare quasi €200, è sceso, è arrivato sulla media a 50 periodi ed è sceso di nuovo, vedete, ha usato la media a 200 periodi come resistenza, scusate, a 50 periodi come resistenza ed è arrivato, atterrato sulla media a 200 periodi. Quindi molto interessante, adesso sarà vedere se effettivamente vuole ci rimbalzerà sopra oppure se vorrà tornare a far visita a questi livelli più bassi intorno ai €155. Siamo in un momento adesso un po' critico per il Ferrari, considerate che anche se considerassi solo questo impulso rialzista qua, che va dalla candela del 30 ottobre fino alla candela del 30 dicembre, siamo arrivati alla parte bassa del ritracciamento, che in realtà la candela di ieri ha chiuso sotto il ritracciamento, se proprio volessimo essere precisi, quindi è stato un ritracciamento molto profondo, ok? Infatti non è bello dal punto di vista tecnico, anzi no, non ve lo dico neanche, perché non c'è nemmeno il testa e spalle. Guardate, questa poteva essere la prima spalla, questa la testa, questa la seconda spalla piccolina, ma poi diciamo che questo movimento ha un po' rovinato il pattern, quindi vi direi di no. Per quanto mi riguarda, se il prezzo rimane sopra la media 200 periodi, la mia visione di una probabilità, di probabilità parliamo, ragazzi, che il prezzo possa continuare a ritornare verso l'alto è maggiore della probabilità che il prezzo possa invece scendere. Se dovesse chiudere una candela sotto la media 200 periodi, cambierebbe completamente la mia visione. Allora, analisi Nicola mi chiede, analisi tecnica su ILTI. Allora, andiamo a vedere un po' ILTI. Allora, il grafico non è proprio bellissimo. Quello che vediamo qua è che il prezzo ha sentito molto questo livello intorno ai 9,50 euro. Eccolo qua, vedete, per due volte è stato respinto. La cosa positiva che noto è che qui il prezzo ha tenuto e ha usato come supporto la media 200 periodi, cioè l'è arrivata a baciare nuovamente il 28 gennaio e ti faccio anche notare che c'è stato la Golden Cross il 3 settembre, il prezzo qui ha bucato la media 200 periodi ma subito è rientrato dentro, quindi qua c'è stato un falso breakout. In questo momento ti direi che il prezzo si sta muovendo in maniera poco strutturata e mi verrebbe anche così ad occhio, no, probabilmente stavo vedendo se c'era un pattern armonico, ma non c'è perché non è stato completato, questo arriva alla 61,8, ma non siamo arrivati qua in basso, quindi no, non c'è. E
Dal punto di vista tecnico, la price action mi dice che il prezzo è in una fase, diciamo, le cui probabilità di andare al rialzo sono maggiori rispetto a quelle di andare al ribasso. Ce ne accorgiamo anche dalla distanza che c'è tra la media a 200 periodi e la media a 50 periodi. Però quello che noto anche è un po' di debolezza, ok, da parte del prezzo, che adesso è evidente che sta sentendo questa struttura qua. Quindi vedete che sta sentendo, perché proprio oggi, la candela di oggi che sta guadagnando comunque un 0,11%, sta sentendo questo livello a 9,23. Quindi rimane cruciale quest'area qui, che è una grande area di attenzione, e qua bisogna vedere se il prezzo avrà la forza di continuare al rialzo. Quindi questo doppio massimo non ha mai visto la neckline oltrepassata, perché la neckline di questo doppio massimo era questa qua, e vedete che il prezzo non ci si è nemmeno avvicinato, quindi diciamo si è formato ma non è stato validato come breakout. Questa è un po' la mia visione sui limiti bank. Allora, Lionello mi chiede l'argento, c'è stato un gran parlare dell'argento ovviamente anche per i discorsi su Wall Street Bets eccetera. Fatto sta, ragazzi, che dopo questo grande impulso che è arrivato a toccare e anche a superare per poche ore i massimi del 10 agosto a 27,50, il prezzo è esattamente tornato dove stava prima, quindi vi direi che la visione rimane simile a quella di prima. Qui vi faccio vedere, guardate, qui c'è questa formazione sull'argento, c'è questa spalla qua, questa è una seconda spalla e questa è la nostra testa, di un testa e spalle di prosecuzione del trend, non di inversione. Guardatelo, qui c'è stata adesso ve lo faccio vedere meglio, questo impulso parabolico del prezzo, poi un lungo ritracciamento che ha formato questo testa e spalle. Di questo testa e spalle vi dico, la neckline è questa, che è stata bucata il primo febbraio, ma il prezzo è subito rientrato dentro. Quindi rimaniamo in questa fase in cui il prezzo qui ha due grandi strutture da oltrepassare, la neckline di questo test e spalle e soprattutto questi massimi qui. Ok, comunque il prezzo rimane sopra la media a 50 periodi e ovviamente sopra la media a 200 periodi, quindi dal punto di vista della price action le probabilità del prezzo sono più rialziste che ribassiste, questo lo possiamo sicuramente dire. Allora, niente cripto oggi, hai perfettamente ragione, come potrei dimenticarmene, avevo dato l'update oggi sul canale Telegram e avevo confuso che l'avessi dato anche qua. Allora, oggi Bitcoin, dopo la bellissima candela di ieri che ha fatto un 6,10%, oggi è un pochino più incerto, il prezzo rimane sui 37,560, che è un po' la chiusura di ieri, stiamo perdendo lo 0,30%, ma per Bitcoin è nulla, quindi molto bello questo rally che si è fermato e qua sembra aver sentito lo spike del 29 gennaio. Ethereum ci ha fatto ieri una candela ancora più bella di quella di Bitcoin, perché ieri Ethereum ha chiuso quasi all'11%, se ricordo bene, ha chiuso al 10,20%, oggi anche lui soffre un pochino, sta perdendo il 2%, ma il prezzo rimane abbondantemente sopra i 1600 e soprattutto rimane abbondantemente sopra i massimi storici qua a 1440. Quindi mi aspetto anche che Ethereum possa magari ritracciare un pochino, tornare a far visita a questi valori per magari poi rimbalzare e creare il secondo impulso rialzista. Del resto, ragazzi, c'è stato qua un momento di grande indecisione, di grande accumulo del prezzo che poi è esploso con queste due candele, quindi molto molto positiva. Allora, ragazzi, direi, che ne dite di, tanto noi ci sentiamo questa sera alle 18:30, puntuali, mi raccomando, ci dedichiamo la nostra oretta e mezza, risponderò solo alle vostre domande, quindi parlerò solo di quello che mi chiedete, preparatevi già le domande, analisi tecnica, quello che volete dal punto di vista di dubbi sul trading o sugli investimenti, ostacoli che state incontrando, preparatevi le domande, così oggi alle 18:30 risponderò. Ragazzi, ci vediamo più tardi noi e grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!